Cinefusi.it. Oggi vi parlo dell'ultimo film di Laurent Cantet, dal titolo Arthur Rimbaud, il blogger maledetto. Laurent Cantet è un regista francese che è noto per aver vinto nel 61esimo Festival di Cannes la Palma d'Oro con il film La Classe, ed anche in questo caso ci presenta un lungometraggio che ci mette di fronte alle contraddizioni della nostra società contemporanea. Un film, come potremmo definirlo, socialmente impegnato. Il film infatti è tratto da una storia vera e racconta la storia di questo ragazzo, Karim D, che è interpretato da Rabah Naïd-Oufella, che arriva improvvisamente al successo, un giovane ragazzo che arriva al successo letterario avendo scritto un libro su quella che lui ha fatto diventare l'epopea della propria madre che dalle coste del Nord Africa è arrivata fino in Francia per cambiare vita e per sfuggire a delle condizioni di vita diciamo che noi tutti ormai conosciamo bene. Questo ragazzo viene coccolato e anche esaltato in un certo senso dagli editori. Infatti il suo libro ha un improvviso e grandissimo successo e lui stesso quasi non riesce a spiegarsi, insomma, tutta questa fama improvvisa. Addirittura in una festa incontra una regista che vuole coinvolgerlo nel progetto di rendere appunto a livello cinematografico il suo libro, anzi addirittura di diventare regista egli stesso. Tutto questo castello di illusioni in un certo senso crolla quando cominciano ad arrivare sui social network dei messaggi pieni di odio razziale, dei messaggi molto cattivi scritti appunto da questo Arthur Rimbaud, che è diciamo uno pseudonimo che questo blogger ha deciso di utilizzare riecheggiando il nome del famoso poeta, però appunto mettendo al posto del cognome il nome Rambo, quindi attualizzandolo attraverso questo nome. E questo blogger altri non è che Karim D, che da quando era più giovane aveva tentato quello che lui chiama un esperimento, diciamo, di comunicazione, quindi cercare di spingersi ai massimi limiti di quello che la comunicazione ai tempi del social network poteva dare. Questo però gli si ritorce contro perché dal momento in cui si scopre che Karim D e Arthur Rimbaud sono la stessa persona, tutte le persone che prima elogiavano il suo libro e che lo avevano trovato fortemente impegnato, che lo avevano trovato addirittura commovente, non riconoscono più nell'autore di quelle pagine la stessa persona che ha potuto scrivere quei messaggi carichi di odio, anche le persone che gli sono più vicine. Quindi lui si trova improvvisamente da solo e non riesce neanche a capire il perché tutta la vita gli si stia ritorcendo contro. Il film è veramente molto interessante perché dal punto di vista registico ci porta sempre vicino al protagonista. Lui è centrale sia nella sua concezione del mondo, ma lo vediamo anche in questo modo, cioè come lui si vede appunto come una persona di una certa importanza e ci mostra anche attraverso le immagini, quindi non raccontando, proprio l'interazione fra i vari mezzi di comunicazione di cui la nostra società è pregna. Ci mostra anche come in pochissimo tempo proprio l'uso dei social network, che invade completamente la nostra vita, in particolare la vita anche dei giovani, proprio come fa vedere il film, come appunto quest'uso dei social network possa essere completamente deleterio. Infatti
Le persone vengono conosciute attraverso quello che scrivono sui social network e non più attraverso lo scambio interpersonale. Forse è proprio per questo che tutte le persone che sono vicine a Karim D, che dovrebbero conoscerlo, quindi dovrebbero sapere che lui è incapace di provare quell'odio, è incapace di pensare veramente quelle frasi razziste che lui ha scritto, invece tutti sono portati a credere che lui sia veramente così, perché sono più portati a credere a quello che leggono attraverso il filtro del social network piuttosto che credere a quello che la persona veramente è. E inoltre, questo film in questo modo ci mostra anche lo spiccato, il fortissimo individualismo che caratterizza la nostra società. Infatti, Karim D, appunto, specialmente all'inizio, quando ha questo grandissimo successo, viene sempre ripreso come centrale nelle inquadrature, perché centrale lui si sente proprio per questo successo che è riuscito a raggiungere, pur provenendo da un ambiente sociale abbastanza difficile come quello delle balnée. Quindi in qualche modo lui ha avuto successo proprio grazie a questo libro che ha scritto. E infatti anche quando la telecamera allarga il proprio campo, lo fa sempre attraverso le soggettive, quindi sempre dandoci questo senso della centralità dell'individuo, centralità che però è effimera, perché appunto dura lo spazio del successivo messaggio, che è capace di rovinare tutto questo castello di carte che Karim D aveva costruito. Inoltre, il film ci fa molto riflettere proprio sia sull'uso dei social media, non solo per quanto riguarda il telefono, quindi i vari TikTok, Instagram, Facebook o altro, ma anche per esempio l'uso della televisione, di come ci vengono presentate le notizie, di come l'informazione può essere fuorviata, e di come appunto sia difficile mantenere una propria identità e anche farsi conoscere dagli altri per quello che veramente si è. Inoltre, un altro aspetto secondo me molto interessante è quello che mette proprio l'accento su ciò che dai social network arriva ai giovani, e da questo punto di vista la dinamica tra Karim D e il proprio fratello è molto importante da sottolineare. Infatti, il fratello di Karim D è l'unico che non disconosce il fratello anche per la sua veste di Arthur Rimbaud, poiché lui e anche i suoi amici, che sono degli adolescenti che vivono appunto nelle balnée, trovano che invece le frasi di odio, le frasi razziste di Karim D, siano invece una forma di ribellione contro quello stato di cose, contro lo stato che appunto loro ritengono assente nei loro confronti, e una forma di lotta contro questo stato di cose. E quindi il film ci porta anche ad interrogarci su quali siano i messaggi che poi effettivamente i giovani riescono a carpire da, per esempio, l'uso dei social network in maniera smodata e forse anche in maniera acritica. Quindi direi che questo è un film molto interessante e sicuramente che consiglio di andare a vedere. E da notare anche l'interpretazione dei coprotagonisti, che sono tutti molto bravi, in particolare anche un attore che è stato protagonista di un altro film francese, anch'esso molto interessante, Un anno con Godot, e che come questo film è tratto da una storia vera, la storia di un gruppo di carcerati che mettono in scena appunto Aspettando Godot, e che riescono in questo modo diciamo a conoscere meglio se stessi.
Quindi se vi è piaciuta questa recensione, mi raccomando, mettete mi piace al canale YouTube, alla pagina Facebook o Instagram di cinefusi.it, oppure se volete scrivete dei commenti, delle impressioni. Grazie a tutti e buona serata.